Buongiorno a tutti. Ecco, abbiamo visto l'annuncio della passione e subito dopo, ecco, come vediamo, leggiamo il versetto 46, entrò poi tra di loro un ragionamento, chi di loro fosse il più grande. Ecco, era una discussione che Luca prende solo il centro della discussione, ma non viene riportata tutta la discussione. È un po' come quando ci si confronta, ecco, si cerca di apparire abbastanza umili, però poi si vuole prevalere sugli altri. È chiaro che anche qua, gli apostoli pensano a una gerarchia, ai posti di alto livello nel regno dei cieli. Lo vedremo anche successivamente, la domanda di Giacomo e Giovanni a Gesù, ecco, di sedere alla sua destra e alla sua sinistra. Insomma, c'era, come abbiamo tutti, questa percezione, ecco, del comando, dei posti più importanti. Allora, si discuteva, appunto, siccome erano predicatori itineranti e avevano probabilmente fatto delle guarigioni, cacciato dei demoni, come era l'autorità che Gesù gli aveva dato, però si innesca un confronto. Ecco, questo confronto può essere pericoloso. Ecco, come ho detto, Luca riassume e mette in evidenza il confronto, il centro del confronto. Ecco, non è, sembra scritto in modo banale da Luca, ma a Luca non gli interessa, ecco, cosa dicevano, gli interessa che c'era un confronto e lo mette in evidenza. Poi vedremo cosa dice Gesù. Però indubbiamente stride, ecco, il fatto che ci sia questo ragionamento tra i discepoli proprio dopo l'annuncio della passione. Ecco, andiamo avanti a leggere. E c'è la risposta di Gesù. Gesù allora, conoscendo il loro ragionamento del cuore, prendendo un fanciullo, se lo fece stare presso di sé e disse loro: chi accoglie questo fanciullo nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato, poiché chi è il più piccolo tra tutti voi è colui che è più grande. Ecco, di questo ne parleremo negli spunti, ma cerchiamo di comprendere anche qua un po'. Gesù va al cuore del problema, conoscendo appunto il loro cuore. Gesù sappiamo che era chiaroveggente, e quindi vede dietro a questa discussione, ecco, il confronto dei discepoli e anche il desiderio di primeggiare rispetto agli altri, ecco, come succede in tutte le comunità religiose, non pensiate che è così, che non ci siano queste cose. Ecco, casomai si attenuano altre problematiche, ma questo rimane sempre. Ecco, questo ragionamento c'è sempre anche tra i religiosi, soprattutto agli alti vertici, ecco, non diciamo neanche cosa succede certe volte, ecco, perché è meglio. Comunque, il fanciullo è il tipo, non vuol dire questo testo che noi dobbiamo essere buoni con i bambini. Il Signore prende un piccolo, un bambino, lo mette vicino a sé. Il bambino è il tipo di quello che è veramente grande. E come si fa appunto a essere veramente grandi agli occhi di Dio? Essere piccoli davanti a Dio, ecco, non davanti a uomini. Ecco, il piccolo non è un poco dotato. Il piccolo è colui che ascolta e fa.
Ecco, il grande invece è quello che crede di sapere tutto e non fa. Ecco. Allora, senza andare troppo avanti, perché ne parleremo negli spunti, ecco, si tratta di una piccolezza rispetto a Dio. Come siamo figli di Dio, allora più siamo piccolini, e più siamo piccolini, meglio è. Perché appunto nelle cose del regno di Dio bisogna fare affidamento a tutto quello che facciamo e a tutto quello che diciamo, come faceva Gesù, a Dio, specialmente se abbiamo un ministero. Ecco. E poi il piccolo è quello che fa, che mette in pratica, perché ascolta e fa. Se uno ascolta e basta, è un grande. Oppure quelli che dicono: ma io su questa cosa che dice la Bibbia non sono d'accordo. Ma scusa, questo è il pensiero di Dio. Sei tu che sei presuntuoso, oppure non hai capito quello che dice il Vangelo o qualsiasi passaggio della Sacra Scrittura. Ecco, io sento molto questi ragionamenti delle volte, ecco. Uno che non conosce la Bibbia è chiaro che tante cose non le capisce. E la Bibbia non è la Bibbia è il libro di tutti, ma è anche il libro appunto dei santi e dei mistici. Ecco, ci sono delle cose misteriose. Non si può approcciarsi alla Bibbia, ecco, pensando di aver capito tutto. Quello è il presuntuoso, non sarà mai un piccolo il presuntuoso. Ascoltare la parola di Dio, cercare di comprenderla, scrutarla e poi seguire appunto quello che dice e fare. Ecco. Poi in quel momento Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto un tale che scacciava demoni nel tuo nome, gliel'abbiamo impedito, perché non ti segue insieme a noi. Ma Gesù gli rispose: Non impedite, chi infatti non è contro di voi è per voi. Ecco, Giovanni prende la parola, che Giovanni che era il discepolo amato, ecco, e dice: Non seguiva insieme a noi. Anche qui vedete che il passaggio, il 49 e 50, questi due versetti, rimangono in un certo senso nello stesso tema. Giovanni pensa a una gerarchia del regno di Dio, che di fatti poi non c'è, ne parleremo negli spunti. Ecco, perché? Perché non ci seguiva e non era insieme a noi. Allora scacciava i demoni, ma non seguiva noi. Ecco, c'era, perché gli ultimi arrivati di solito sono gli ultimi. Ecco, invece Gesù gli risponde e dice: No, non impedite, chi infatti non è contro di voi è per voi. Ecco, si potrebbe dire che dal punto di vista di Giovanni e anche degli altri, questo qui non stava al suo posto, questo itinerante che cacciava i demoni, questo esorcista, non stava al suo posto, doveva chiedere prima di fare quelle cose lì. Invece Gesù dice: No, questo qua li scaccia davvero, lo fa nel mio nome, lasciatelo fare. Si vede che questa autorità gli è stata data da Dio. Ecco, quello è il problema. Ecco. Gesù non crea una gerarchia, ma una comunità dove tutti sono fratelli e accoglie tutti coloro che danno frutto per il regno, come questo esorcista itinerante. Il carisma dell'esorcista indipendente scavalca, in questo caso, la gerarchia. Ci sono tanti racconti di persone carismatiche, ecco, che erano state chiamate da Dio anche negli Atti degli Apostoli, cioè nella storia della Chiesa. Ad esempio Paolo stesso ha una vocazione da Dio, poi si riferisce alla Chiesa, viene subito quest'uomo che era della Chiesa di
di Antiochia, di Damasco, e si fa battezzare, va bene, però se il Signore l'ha chiamato, ecco, anche lui ha il suo posto all'interno della comunità cristiana e nel regno di Dio. Oppure Apollo, un altro versato sulle scritture, che non sapeva certe cose, però era versatissimo sulle scritture, aveva un carisma sulla parola di Dio, e i collaboratori di Paolo lo prendono con sé. Ecco, questo è l'atteggiamento. Non bisogna squalificare una persona perché casomai fa un ministero, ecco, che gli è stato dato da Dio, però non dalla gerarchia. Ecco, vedremo poi negli spunti che Gesù non ha istituito nessuna gerarchia. Sì, c'è una gerarchia, ma in tutt'altro modo. Ecco, il primo spunto è appunto chi è il più grande. Riprendiamo le cose dette, ma ne diciamo anche delle altre. Ecco, come ho detto, stride la discussione degli apostoli dopo che il Signore ha annunciato appunto la sua passione. Ecco, sappiamo che c'era stato questo fenomeno di rimozione, come ho detto, una cosa psicologica che succede, è molto umano, però ecco, forse era meglio il silenzio che non fare questa discussione tra di loro chi fosse il più grande in un momento drammatico come questo, perché poi tra un po' Gesù inizierà il suo ultimo viaggio a Gerusalemme. Ecco, la piccolezza è quella del figlio, come abbiamo detto, e riferire tutto quello che si fa e che si dice al Signore. Leggiamo un salmo che ci fa capire benissimo che cos'è la piccolezza, che vuol dire poi essere grandi, dice il Signore, quando uno si affida totalmente a Dio in tutto. Dice il Salmo 131, dice: Signore, non si esalta il mio cuore e non si levano con superbia i miei occhi. Il voler essere grande è superbia, ci dice il Salmo. Non sono andato in cerca di cose grandi e straordinarie al di sopra di me. Anzi, ho placato e reso quieta l'anima mia, come un bimbo allattato in braccio a sua madre. Ecco, se uno è piccolo come un bambino che prende ancora il latte dalla mamma, è veramente un grande. Come un bimbo allattato è in me l'anima mia. Spera Israele nel Signore da ora e per sempre. Questa è la piccolezza ed è chiaro che il bambino non era lì per dire guardate che dovete voler bene ai bambini, vuol dire che il bambino è il tipo del vero discepolo, che è grande. Ecco, il bambino che prende il latte dalla madre, che piange quando ha fame e abbraccia la madre quando ha paura, questo è il vero discepolo di Dio. Il tipo vero del piccolo del regno è questo. In questo Gesù è il prototipo. Non solo gli atti di Gesù erano ispirati dallo Spirito Santo, sappiamo, cioè da Dio, ma anche le parole. È un po' come se un bambino va dalla mamma e dice cosa devo dire a questo qua. Ecco, è proprio così. Allora questo se è un bambino molto. Sarebbe un bimbo, se vediamo un bimbo che fa così, un bambino veramente piccolino, ecco, che si affida completamente a sua madre. Infatti, il Signore stesso dice: La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Ecco, Gesù è il prototipo del grande, cioè del piccolo, piccolo di fronte al Padre. Ecco, perché Gesù faceva tutto, tutte le sue azioni, le sue scelte. Le riferiva al Padre suo. Abbiamo visto tante volte quante volte Gesù si mette in preghiera,
Ecco, per prendere delle decisioni, ad esempio l'elezione dei 12 apostoli, ecco, ma in tanti altri momenti, pregava anche durante, prima che ci fosse la trasfigurazione, in tanti luoghi, andava di notte a pregare. Questo, come ho detto sempre, è il motore della vita cristiana, la preghiera. Perché tutto quello che facciamo dobbiamo affidare tutto a Dio. Questa è la vera piccolezza. Invece quello che crede di far tutto da se stesso è il presuntuoso. Ecco, casomai questo è uno che sa la Bibbia a memoria, però non mette in pratica, perché crede più nel suo pensiero che non in quello di Dio. E questa è la vera piccolezza. Leggete anche Santa Teresina, dice la stessa cosa. Lei voleva essere piccola. Perché si sta anche meglio quando hai un padre così buono e misericordioso e anche che ci ispira in tutti i nostri atti e in tutte le nostre parole, è una grande garanzia anche di gioia, di grazia, di quiete, di pace. E Gesù dice: la mia dottrina appunto non è mia, ma di colui che mi ha parlato. Le parole che vi dico non sono mie, ma vengono dal Padre, dice in un altro luogo. Più piccolo di così non esiste. Chi è che fa così di noi? Anche i sacerdoti, non solo i sacerdoti, ma anche i laici. Vorrei vedere, anzi, molte volte c'è il fazzo tutto mi, scusate se lo dico in dialetto milanese, l'uomo che pensa di essere tanto intelligente poi alla fine fallisce, tanto più fallisce in un ministero della Chiesa. La seconda è che la gerarchia, vedete questa mentalità gerarchica che non è neanche colpa nostra, perché siamo sempre abituati ad aver paura del più forte o di quello che comanda, quindi pensiamo che la gerarchia sia una cosa indispensabile, ma non è vero. La grandezza è essere piccoli, come ho detto prima. Gesù non ha instaurato nessuna gerarchia se non i 12 apostoli per un scopo ben preciso, che non comprendeva una gerarchia come la consideriamo noi. Ecco. Perché parlo della gerarchia? Perché Giovanni dice non ci seguiva, era un ultimo arrivato, doveva fare la sua gavetta, ecco, detta molto in parole povere per farmi capire. E invece Gesù dice di no. Questo qua era uno che cacciava i demoni e lo faceva nel suo nome, dicono gli altri Vangeli. Vuol dire che aveva un'autorità data da Dio. Allora lasciatelo lavorare, lasciategli portare frutto al regno di Dio e alla Chiesa. Ecco. Questa è la mentalità che abbiamo tutti e anche gli apostoli erano così. Pensavano a un regno di Dio temporale e perciò ci sarebbe stata anche una gerarchia, ma il Signore non aveva pensato così. Ecco. Prendiamo ad esempio i 12, erano predicatori itineranti, erano sul fronte di battaglia più di tutti gli altri. Se leggete gli Atti degli Apostoli, erano quelli che si addossavano tutti i problemi e i pericoli della predicazione. Ecco. E poi erano stati scelti perché erano stati sempre con lui. Siccome Gesù predicava di villaggio in villaggio, potevano diventare predicatori itineranti solo quelli che l'avevano seguito dall'inizio alla fine. Infatti poi anche negli Atti degli Apostoli, quando si sceglierà il dodicesimo al posto di Giuda, si prenderà un fratello che era stato con Gesù fin dal battesimo di Giovanni. Quindi vedete che c'è una gerarchia, ma è tutta un'altra cosa. C'è una gerarchia, ma non secondo le nostre categorie. Nella Chiesa antica, nella Chiesa di Gesù, dopo se è cambiato tutto è un altro problema, però la Chiesa genuina era così.
Gesù stesso non era sacerdote, era un laico, perché non poteva diventare sacerdote perché non era della tribù di Levi, erano solo i Leviti. Come sappiamo, Gesù veniva invece dalla tribù di Giuda. Allora vedete che Gesù basava tutto il suo ministero sull'autorevolezza e non sull'autorità. Che cos'è l'autorevolezza? Quando sono gli altri a mandarti avanti perché vedono le tue competenze, la tua capacità, il tuo carisma. L'autorità invece è data da uomini e si obbedisce perché uno ha un grado. Invece chi è autorevole, chi ha autorevolezza, lo si segue appunto perché ha un carisma, è tutta un'altra cosa. Gesù è il primo che ci ha insegnato queste cose. L'esorcista indipendente seguiva il Signore, cacciava nel suo nome, seppure in altro modo. Seguiva il Signore non fisicamente come tutti gli altri, ma lo seguiva col ministero dell'esorcismo, della cacciata dei demoni. E anche nella storia della Chiesa tutti i santi hanno avuto una vocazione dal Signore e non un mandato dalla gerarchia religiosa. E lo vediamo anche oggi. È chiaro che poi dopo si entra nella Chiesa, dopo una vocazione, però ad esempio ci sono stati dei movimenti che sono nati da laici, ad esempio i focolarini, il cammino neocatecumenale che hanno dato tantissimo frutto alla Chiesa, milioni di persone in tutto il mondo. Pensate che Chiara Lubich era rimproverata perché leggeva il Vangelo. Dicevano che il Vangelo si può leggere solo col prete. Allora lei no, diceva no, lo leggo anch'io. E poi ha messo insieme questo gruppo di ragazze ed è nato un movimento, ecco, grandissimo, ecco, ed è così tanti altri. Poi dopo si deve fare anche riferimento alla Chiesa, ma se avete visto il film c'è stata un'inquisizione quasi, perché una donna a quel tempo non poteva essere a capo di un movimento. E così tanti altri santi, ecco, hanno avuto problemi con la gerarchia. Allora, la cosa migliore è che la gerarchia sia una gerarchia che sa riconoscere i carismi, perché anche i profeti erano suscitati da Dio direttamente e avevano autorevolezza, non erano suscitati dalla gerarchia religiosa, e così anche tantissimi santi. Ecco, non si entra nella chiesa perché uno ti dice di entrare, cioè, entri nella chiesa quando c'hai una vocazione, quando hai conosciuto il Signore. E il Signore ti chiede di seguirlo. Ecco, questa dovrebbe essere la Chiesa. Ecco. Allora anche la gerarchia, che pure c'è, ecco, deve fare un buon discernimento. Ecco, invece spesso non ci riesce. Ci sono stati tanti intralci anche quando c'erano le apparizioni mariane, sia a Lourdes che a Fatima e a Medjugorje, dove la gerarchia non riusciva a fare discernimento, c'era poca fede, ecco, diciamola com'è. Ecco, c'è la Madonna di Medjugorje che appare tra 40 anni, non sono ancora riusciti a dire un sì o un no. Ecco. E poi fanno una gran confusione, dicono che i primi messaggi sono autentici e gli altri no, ma li hai letti tutti, li hai letti bene, e poi basta vedere i frutti, non riescono a fare discernimento e a prendere una posizione, o sì o no. Ecco, succede come al tempo di Gesù e di Giovanni Battista, che entrambi non sono mai stati riconosciuti dalla gerarchia religiosa di Israele. Ecco. Allora vedete che qui ci sono dei problemi, però la storia della Chiesa, la storia antica, ci dice che
le persone che hanno avuto la vocazione, ecco, sono stati mandati da Dio, spesso non passano dalla gerarchia. Qualcuno sì, ad esempio Samuele, ma tanti altri no, tra i profeti, e così anche nelle storie dei santi. Alcuni sono entrati subito in seminario, ma altri venivano da molto lontano, hanno avuto una vocazione. E poi l'ultima cosa che voglio dire, ecco, i veri principi della Chiesa, ecco, non sono, come dice il Signore, quelli che vestono in morbide vesti, ecco, che indossano morbide vesti e vivono nei palazzi dei re. I veri principi della Chiesa sono quelli che sono in prima linea, ecco, sono i predicatori itineranti, quelli che si fanno carico di tutti i problemi, appunto, dell'annuncio del regno. Ecco, tanti vengono uccisi e poi si addossano a loro stessi tutti i pericoli cercando di salvare il loro popolo. Questi sono i principi della Chiesa. Ecco, leggiamo cosa dice un principe della Chiesa che conosciamo bene, San Paolo. Dice: 5 volte dai giudei ho ricevuto i 40 colpi, meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde, viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte dei falsi fratelli, disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete. Frequenti digiuni, freddo e nudità. Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Ecco, questo è un principe della Chiesa e non quelli che stanno nei palazzi, ecco, in morbide vesti, palazzi con i soffitti alti, antichissimi, preziosi. Questa è la Chiesa, almeno come l'ha pensata Gesù. Poi, se qualcuno fa in modo diverso, ne renderà conto a Dio. Pace e bene a tutti e buona giornata.